Hello everybody, Friday prima di Pasqua e ovviamente sono off. Sto andando a piedi da Gales a vedere un'amica e facciamo questa passeggiata, poi forse dopo vado da Ikea. Vediamo, non so neanche se poi questo video alla fine lo pubblico perché non so cosa ci sarà, però volevo farvi vedere il quartiere adesso con gli alberi che è bellissimo. Cioè, i colori sono veramente splendidi. Comunque questa passeggiata dura circa 20 minuti, no, 18 minuti. E mi incontro appunto con questa mia amica che ormai è un mese che non la vedo. E prenderemo un dolce da Gales, che come sapete è uno dei posti che vi consiglio sempre per un dolcetto buono. Anche per il brunch, se volete fanno anche un'ottima... no, scusate, Bread Edge che fa un'ottima pizza. Ho sbagliato, Gales assolutamente brunch e ottimi dolci, oltretutto so dove li producono, nella cucina centrale, ho seguito molto il loro progetto, quindi la qualità è veramente buona. Ripeto, il quartiere mi sta affascinando moltissimo, nonostante che io sapete che... No, questa parte qua dove abito adesso mi piace molto, molto bella, dai, obiettivamente non mi posso lamentare. Dove stavo prima, ho passato 4 anni dove stavo prima, proprio non mi piaceva, non mi piaceva assolutamente. Altre aree di Londra dove ho vissuto, sì, però anche lì ho vissuto a Camden quando ero molto giovane. E adesso non credo ci vivrei. Ho vissuto a Notting Hill, non distante dalla stazione della metropolitana, 12 anni fa mi sembra, qualcosa del genere. E comodo, sicuramente comodo, non mi piace perché è comunque super affollato di gente. So, più invecchio e più vado a cercare di nuovo l'atmosfera da village del mio amato nord, dove un giorno forse se va bene ritornerò. Comunque vi volevo parlare un po', così facciamo queste chiacchiere su cose. Vi volevo parlare un po' su so così come si festeggia la Pasqua. Niente di speciale, penso come anche in Italia si fanno pranzi e cene. Qui oltretutto, se questi 21 gradi reggono anche domenica, tutti in giardino e tutti al parco a fare BBQs e party in giardino, quindi cibo, si beve, si diverte, si sta in compagnia. E poi come dolci tipici, adesso vediamo se da Gales riesco a prenderlo. C'è ovviamente il hot cross bun, che ha una storia dietro, cioè la croce che è disegnata sopra ha una storia. È un dolcetto non difficile da fare, ci sono varie versioni, però diciamo che la versione originale è quella con l'uvetta, che so che a molte persone non piace, a me piace molto invece. E poi lo trovate senza uvetta, lo trovate col cioccolato, però diciamo che la versione originale è con l'uvetta e basta. E niente, non è difficile da fare, c'è questa croce in cima appunto che simboleggia la croce di Pasqua, quindi è un dolcetto tipicamente, si mangia tagliato in due, leggermente tostato, con un velo di burro, burro quello buono, quello che c'è qua, quello che c'è in Irlanda, quello che c'è in Olanda e in molti paesi del nord Europa, perché è un metodo di produzione diverso. Non andrò nel dettaglio, anche se potrei, perché ho insegnato queste cose, ho tenuto corsi su queste cose, quindi l'argomento burro me ne intendo abbastanza. E quindi con un velo di burro e se uno vuole un po' di miele, un po' di golden syrup as well. So
Io sto correndo un po' perché credo di essere in ritardo, quindi se mi sentite col fiatone è per questo motivo. Sono anche molto abituata a camminare, ma la mia amica è una di quelle che arriva in anticipo tantissimo e mi scoccia sempre essere quella che invece io non sono mai in ritardo, però anche se poi alla fine non è colpa mia perché è lei che dovrebbe non arrivare 30 minuti in anticipo, però mi scoccia farla aspettare, quindi sto cercando di allungare il passo, sono ancora abbastanza lontana. Comunque, quindi tradizioni di Pasqua ci sono, però niente di secondo me niente di estremamente diverso da quello che si fanno in tanti paesi, Italia compresa, quindi si sta con amici, si fa alcuni weekend fuori. Adesso non so se in Italia il venerdì è festa inteso anche al lavoro, però come già vi dicevo su un altro video, qui è Bank Holiday che nella maggior parte dei lavori non si lavora, poi ci sono dei lavori in cui è richiesto di lavorare anche Bank Holiday perché sono lavori collegati a cose che Bank Holiday non chiudono, quindi però nella maggior parte dei lavori Bank Holiday non si lavora. Quindi noi siamo liberi oggi, venerdì, sabato, domenica e il lunedì dopo Pasqua. E poi il 19 si ritorna a lavorare, purtroppo, però è una settimana da 4 giorni. E poi dopo ci sarà a maggio di nuovo Bank Holiday. Quindi praticamente per i prossimi 2 mesi ci saranno poi le Bank Holiday di giugno, quindi il Jubilee. Io non sarò a Londra per fortuna, vado via 4 giorni, andrò nel nord, centro no, ma no, nord, e sono molto contenta anche perché la città sarà straaffollata da gente che verrà appunto per i festeggiamenti del Jubilee, quindi assolutamente sono molto contenta di non esserci. Ok, io adesso aumento ancora un po' il passo. Spero che queste chiacchiere vi facciano piacere, me le chiedete. Io sto facendo questi video chiacchiere mentre passeggio perché me li chiedete. Poi è ovvio che non piaceranno al 100% di voi, ma ho notato dai commenti che me li chiedete abbastanza, quindi almeno una fetta la copro. Stavo andando da Ikea o Ikea, whatever, ma qui accanto c'è un Tesco grosso e siccome ho questa voglia di noodles con le verdure questa sera e non ho verdure a casa, ho pensato prima vado da Tesco, mi compro le verdure e poi entriamo da Ikea, whatever, again. Il motivo per cui ho questa faccia che è peggio del solito ve lo dico tra poco. Questo è un Tesco Extra, vuol dire che è di quelli proprio grandi, 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 che hanno anche tutto il grande reparto per la casa.
però c'è una vocina, sto cercando di ripetermi dentro la mia testa questa vocina che dice: sei di fretta, non hai tempo, non guardare, non guardare, non ti serve niente. Quindi sto facendo questo giro, però molto cercando di non farmi, anche perché devo comprare una cosa da, appunto, IKEA, e non avrò spazio per portarmi anche una grande spesa, quindi facciamo un giretto. Però io devo andare dritta dalle mie verdure, prendere quelle e entrare da IKEA senza farmi condizionare. Sono nel reparto verdura, quindi non c'entra niente, scusa, frutta intendevo dire. Adesso mi prendo la verdura, faccio un giro veloce, però cercherò di non comprare assolutamente nient'altro. Allora, ho preso le verdure, sì, le ho prese letteralmente contate per la cena, proprio per una questione di peso. E adesso volevo solo fare un giro nel reparto pizze surgelate per vedere se hanno quella pizza buonissima, senza glutine e senza lattosio, che ho preso già in passato, di una marca di cui non ricordo il nome. Voglio vedere se ce l'hanno, perché è veramente buona. Però devo capire dov'è il reparto pizze. La pizza che cercavo qua non ce l'hanno, quella marca, però intanto sono finita nel reparto senza glutine e adesso guardo se c'è qualcosa che mi serve, però penso di no, perché poi vi dico cosa sto facendo. Comunque vado alla cassa, non ho trovato la pizza, però ho preso le verdurine per i noodles di stasera. Lo so che non mi vedete perché ho il sole, comunque la motivazione per cui ho questa faccia più sbattuta del solito, più veramente molto sbattuta, è che ieri alle poi 5:30-6 dopo il lavoro sono andata in questo locale, questo wine bar lì dietro King's Cross. Vi ho messo un video, è una zona bellissima, dovete andarci, dovete vedere il video. E abbiamo cominciato a bere, sai, vino, chips, ma principalmente abbiamo bevuto. E quindi sono tornata a casa poi a mezzanotte, non dico strisciando, ma quasi. E quindi non è giornata da faccia rilassata, direi, e giornata da tracksuit, trainers, IKEA, coffee con la mia amica e piccola spesa, e poi a casa a riposare e a bere un sacco di acqua, perché ovviamente mi sento super disidratata, ce l'ho fatta a dirlo. Quindi adesso entriamo da IKEA. Facciamo una premessa: devo solo prendere questo mobiletto, se lo trovo, per la TV, molto piccolo, un poco ingombrante. Vediamo se resisto a non comprare candele e altre cose che mi tenteranno sicuramente, tipo cuscini, coperte, piante finte. Vediamo di non vi faccio vedere tutto, perché IKEA comunque è praticamente uguale ovunque. In più vi ci avevo già portato quando ho fatto il trasloco della nuova casa, ho già visto una cosa che mi piace molto. Non la prendo, no, don't touch it, you're not gonna buy it, don't, just don't. Dovrò ripetermi questo per tutto il giro che farò, dovrò ripetermi: non guardarlo, non comprarlo, non guardarlo, non comprarlo. Comunque la cosa migliore è andare veloce. Vai veloce, non vedi e non compri. Cosa dite? Funzionerà? Comunque io veramente, cioè, come si fa a non comprare? Ditemelo, come si fa a non comprare tutto? Tutto, tazze, tavolini, candele, coperte, piante finte, lampadario. Ok, la smetto qui e vediamo se ce l'ho fatta a trovare il mobiletto che mi serve. Questo era un video un po' improvvisato, non c'era niente forse di particolare, però due chiacchiere, una passeggiata, un giro da IKEA e un caffè e qualche dolce con la mia amica. Spero comunque che abbia fatto piacere passare questi pochi minuti di distrazione. Io a volte uso i video di YouTube, soprattutto quelli con le chiacchiere, come sottofondo quando magari faccio qualcosa in casa, e magari questo video ti è stato utile proprio perché fai la stessa cosa. Alla prossima!